Benvenuti amici su Ultimate, oggi in questo nuovo episodio andremo a vedere in anteprima assoluta il trailer di un videogioco Ronin Samurai Redemption in fase di sviluppo. È disponibile in anteprima sulla piattaforma Steam. GDevs è lo sviluppatore di questo gioco, Main Creative Forge Games. Andiamo subito a vedere il trailer, ma dopo la sigla. When a samurai loses his master, he is required to perform seppuku, ritual suicide. They say we are men of dishonor for not choosing it. They say we are ronin. When the apparition appeared, some thought it a demon, some the angel of death. It brought with it creatures from our nightmares. Creatures of darkness. Creatures from hell. Hundreds died, and still the Emperor would not send aid. So, the local leaders turned to us. Now, we stand between the innocent and the forces of an ancient evil. Using every skill we possess and the cold steel in our hands. To fight in shame to protect the ones we love. This may not be the way of the samurai, but this is the way of the ronin. To stare into the eyes of the reaper and say, honor could not claim my life. Neither shall you. Dopo aver visto questa magnifica intro, chiaramente tutta lingua originale inglese, vediamo nello specifico di capire cosa tratta il gioco. Siamo in Giappone nell'età feudale e uno spirito maligno ha portato la morte. Noi avremo la possibilità di interpretare dei samurai, chiaramente sono i ronin, tre samurai spietati, per cercare di portare la pace nel Giappone tartassato da questi spiriti oscuri, da questa presenza demoniaca. E il gioco si svolge in un'azione frenetica tra boss, avventure, misteri, giganti, creature poderose dell'aspetto enorme che dovremo poi affrontare per cercare di avanzare di livello e prendere esperienza e fare crescere chiaramente il nostro personaggio. Quindi un gioco davvero epico, grafica eccezionale. Riusciremo a padroneggiare il potere del ki, avere nuove armi e avanzare di livello in questa nuova epica avventura? Chiaramente lo scopriremo quando il gioco sarà pronto e disponibile. Vi consiglio di andare su Steam, di andare a visionare il gioco. Mi raccomando, tenetevi informati perché appena questo gioco uscirà sarà un vero capolavoro. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdere le ultime uscite video. Un saluto da Fabri.